Buonasera a tutti. Prima di tutto voglio fare dei complimenti sinceri a Varese per tutto il campionato che hanno fatto e per questa serie playoff. Ci hanno messo in grande difficoltà, hanno usato le loro armi principali, l'aggressività e abbiamo dovuto veramente combattere con tutte le armi a disposizione per venire fuori a ogni partita, dove in ogni delle tre partite in alcuni momenti c'era la sensazione, no, di non riuscire a cambiare l'inerzia. E invece devo fare veramente un ringraziare i miei ragazzi, perché anche stasera hanno fatto un'impresa. E rimontare, insomma, 19 punti in questo campo è sicuramente segnale di avere un gruppo di uomini che sanno che non si danno mai per vinti e che riescono a trovare sempre le energie che hanno dentro di loro. E stasera il mio grande ringraziamento va a tutta la squadra, perché aver portato Brescia per la prima volta a giocarsi una semifinale scudetto è sicuramente un premio al grande lavoro che quotidianamente stiamo facendo da agosto. E secondo, il ringraziamento va sicuramente ai ragazzi della panchina. Stasera 39 punti in un momento dove sembrava la partita ormai andata, abbiamo riuscito a tirar fuori il nostro orgoglio, l'imprevedibilità, e questo sicuramente ci ha riaperto la partita e ci ha fatto tornare a... Chiaramente potevamo anche vincere a tempi regolamentari, però è stato, diciamo, bravo Kane con un tap-in sicuramente da grande giocatore qual è. E poi nel supplementare la nostra mentalità, il cinismo, la lucidità e ancora una volta il giocare insieme, questo sicuramente ha portato a vincere questa partita e a scrivere sicuramente una pagina storica nel basket bresciano. E adesso avremo qualche giorno per ricaricare le batterie e poi c'è da vendicare un quarto di finale con Milano del lontano Fabio 80? 82, ecco, quindi so quanto i bresciani sognavano questo momento, e ora ci siamo, consapevoli della nostra forza e con grande orgoglio ci andiamo a giocare questa semifinale. Subito di